Romania.it, l'estate ormai è alle porte, oggi vogliamo presentarvi una manifestazione che ci accompagnerà nel corso di tutta la bella stagione a Palermo, cioè l'Olimpo Summer Village. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Benvenuto a Salvatore Bivona, presidente della CIDEC, Confederazione Italiana Esercenti e Commercianti. Benvenuto. Il Grazie. 29 maggio, quindi tra pochissimo, prenderebbe a Palermo una manifestazione molto importante per la prima volta, tra l'altro, l'Olimpo Summer Village, che ci accompagnerà poi per tutta l'estate. Di che si tratta? L'Olimpo Summer Village è un'idea che assieme ad altre due associazioni abbiamo avuto come CIDEC per rappresentare a Palermo uno spazio che in qualche modo possa essere un salotto per la città e quindi fare intrattenimento, creare il villaggio commerciale, creare anche uno spazio per il teatro, fare in modo che tantissimi artisti possano in qualche modo esibirsi. Palermo mancava uno spazio di questo tipo perché d'altra parte questo spazio veniva prima preso dalla Fiera del Mediterraneo che quest'anno è un po' monca anche perché non aprirà i suoi battenti se non per un piccolissimo periodo e per qualcosa di molto ristretto per via delle vicende che sappiamo tutti. Quindi Palermo, a parte questo episodio, non c'è nulla da vedere e neanche da rappresentare. Dal punto di vista turismo abbiamo pensato di creare in questo spazio ideale di 10.000 metri quadrati in via dell'Olimpo di fronte il Palasport, là dove in qualche modo il circo fa i suoi spettacoli nel mese di dicembre, nello stesso posto, e abbiamo creato questo villaggio globale. Il villaggio si compone di circa 80 gazebo che in qualche modo, assieme a tutti i vari commercianti che hanno aderito, e ancora ci sono tanti spazi liberi dove ognuno in qualche modo può prenotare il suo spazio e poter vendere la sua merce. Però abbiamo fatto in modo di creare all'interno delle piccole isole dove ognuno nelle varie tipologie merceologiche in qualche modo possa rappresentare la vendita del prodotto che rappresenta. Quindi avremo un settore food e un settore no food. Poi avremo anche delle aree libere a tema dove in qualche modo ci sono tantissime che per il settore del commercio sulle aree pubbliche possono esprimere il loro prodotto. Abbiamo delle ditte che vengono da Trapani, che vendono le piscine, ma abbiamo anche quelli del tempo libero come le barche, abbiamo le roulotte, abbiamo anche le tende, quello del plein air, avremo anche un'area del giardino con delle piante particolari. Ma assieme a questo villaggio globale, diciamo che abbiamo creato quello che rappresenta la novità del momento, quello del ballo. Ci saranno due grosse aree al coperto dove ci saranno diverse ballerine del tango argentino, caraibico e anche il ballo liscio, dove, che si esibiranno e che chiunque potrà prendere delle lezioni. Tutto questo sarà a pagamento oppure sarà gratuito? E questo avrà un costo naturalmente. Abbiamo pensato proprio per cercare in qualche modo di limitare quello che sarà l'afflusso delle persone e quindi cercare di far entrare soltanto le persone interessate con un piccolissimo prezzo del biglietto di appena 3 euro, quindi che sarà ripagato con una consumazione, quindi non è a perdere, avremo la possibilità di far entrare queste persone e quindi fare in modo che queste persone stesse possano in qualche modo passare il pomeriggio, la serata, la giornata all'interno del villaggio divertendosi. Esordiremo in questo villaggio con il dumpy jumping che sarà, come sanno tutti i ragazzi, quel gioco che permette di potersi lanciare nel vuoto da un'altezza di 50 metri in assoluta sicurezza e che proveranno questa E ciò emozione. avverrà sempre all'interno di All'interno, quest'area. sì, all'interno di quest'area noi abbiamo creato questo spazio di circa 2.000 metri quadrati, abbiamo chiamato un'area a tema, perché esordiremo con dumpy jumping, ma poi ci saranno anche altri giochi che si alterneranno nell'arco, diciamo, dei 4 mesi che saremo in via dell'Olimpo. Difatti questa manifestazione, che è integrata in quello che
si va a creare nel centro commerciale naturale di Mondello, quindi abbiamo creato questa sinergia con Mondello, dove in qualche modo dal punto di vista turistico attirerà tutte le persone che rientrando da Mondello, andando in quella zona, passeranno il tempo, diciamo, la sera direttamente all'interno del villaggio. Quindi diciamo ci si può ancora prenotare, si può partecipare. Cosa bisogna fare eventualmente per ritagliarsi uno spazio all'interno di questa kermesse? A chi bisogna rivolgersi? Sì, ci si può rivolgere direttamente o all'interno del villaggio stesso dove ci sono i nostri dirigenti, oppure in via Ammiraglio Gravina 2F alla CIDEC, dove ci sono i vari uffici e dove in qualche modo possiamo dare tutte le spiegazioni alle persone interessate. Noi abbiamo creato diverse manifestazioni all'interno dell'Olimpo Summer Village che vanno da 15 giorni in 15 giorni. Sono manifestazioni a tema che permetteranno anche alle persone di poter ritornare, onde evitare di dire che questo l'ho già visto e c'è bisogno che vado di nuovo. Ogni 15 giorni Ci cambieranno gli sarà operatori. un'alternanza. Cambieranno gli operatori commerciali e anche tutti quelli che in qualche modo si esibiscono. Avremo anche un'area food dove si è organizzata con i commercianti sulle aree pubbliche, quelli che hanno i furgoncini, ma anche avremo delle sorprese da presentare alle persone che verranno, che dove potranno gustare le particolarità della cucina mondiale, sia quella cinese, quella etnica, quella europea e le altre cucine anche siciliane. Perfetto, quindi una kermesse assolutamente da non perdere. L'appuntamento allora il 29 maggio per l'Olimpo Summer Village. Village. Io la ringrazio per le informazioni. Sì. Volevo dire un'ultima cosa, Sì. e come l'ho conservata per l'ultima, Sì. sono gli spettacoli. Gli spettacoli che stiamo mettendo in campo sono assolutamente innovativi. Abbiamo invitato diverse compagnie a livello nazionale, verranno anche quelle di Canale 5. Il giorno 16 giugno ci sarà uno spettacolo con Colorado Café, quindi ci saranno anche attori palermitani, Ernesto Maria Ponte, Toto e Totino e tantissimi altri che allieteranno le serate. Ogni sera ci saranno manifestazioni canore, ci saranno manifestazioni anche teatrali, ci sono diverse compagnie che si esibiranno all'interno dell'Olimpo Village. Abbiamo creato questo palco spettacoli con oltre 2000 posti a sedere e durante i mondiali avremo un maxi schermo dove permetteremo a chiunque si trova all'interno del villaggio di poter seguire in diretta le partite dei mondiali. Perfetto, allora la ringrazio di essere stato con noi, a tutti gli amici di PalermoMagno.it un saluto e alla prossima, ciao!